veramente intensa, interessante, insomma, di quelli che hanno poi sono riusciti a finire anche l'incontro serale avranno un bonus che ne stiamo decidendo quale, no, non perché non fosse interessante tutt'altro, ma perché insomma è stata una prova di resistenza fisica e mentale importante, il segno che siamo pronti a lottare contro il populismo sostanzialmente, se riusciamo ad andare a questo. Va bene, allora, una nota personale, ho dormito 4 ore e mezza, quindi oggi sono tonico e mi fa piacere perché accanto a due persone che stimo molto, presento prima di tutto il professor Rizzola, siamo riusciti quest'anno a farlo venire, è stata un'impresa diciamo tutt'altro che semplice, non perché lui non sia disponibile sempre con noi, è sempre delizioso, ma perché appunto i suoi numerosi impegni anche poi personali altre volte avevano diciamo si erano messi in mezzo alla sua partecipazione. Ne siamo lieti perché il tema di quest'anno è un tema veramente incline alla sua storia, al suo pensiero, alla sua produzione, soprattutto nella fase propositiva, perché come ripasso un attimino quello che è anche l'obiettivo di queste due giornate, come avete visto dal titolo e come ieri è stato accennato varie volte, l'obiettivo di questo seminario è quello di rilanciare un'idea, di rilanciare l'idea non tanto di, come diceva Francesco Marzico ieri, di ribattere a quello che è la rappresentazione, la narrazione, la comunicazione, chiamiamola come ci pare, negativa, che poi erode anche valori sociali, quindi non tanto di ribattere colpo su colpo, quanto di proporre un cambiamento di paradigma, un cambiamento anche mentale. E in questo senso appunto attingere alle idee, alla produzione, anche alla riflessione più recente del professor Rizzola è per noi fondamentale. Io ricordo delle sue conferenze sul tema della convivenza sociale, sul tema di come fare in modo che la coesione sociale sia una pratica che mette insieme tutte le dimensioni della vita, veramente molto interessante. Alla mia sinistra c'è Lucia Del Chiaro, che è assessore al sociale del Comune di Lucca, che a lei chiederemo, anzi chiedo subito un saluto, e visto che non è un saluto di rito istituzionale, ma è anche una testimonianza breve ovviamente per ragioni di tempo, però chiedo anche un piccolo bilancio, lei è un anno e poco più che assessore, assessore al sociale di un comune che ha una forte storia, come tutti sapete, di volontariato, ma anche una situazione sociale non semplice come tutti i territori italiani. Prima di dare la parola ricordo brevemente quello che è l'obiettivo di questa giornata, che è semplice, collegare tutti gli strumenti, anche teorici, anche più che teorici, diciamo ideali, che ieri ci sono stati dati dai relatori che hanno fatto la parte sostanzialmente introduttiva, collegare tutta l'analisi che abbiamo fatto, che è un'analisi che mi permette di sintetizzare in modo molto semplice, molto spietata, mi è piaciuto molto, mi sembra Francesco, a un certo punto abbia detto dobbiamo chiamare le cose col loro nome, cioè non ci possiamo girare intorno, e chiamare le cose col loro nome, secondo quella che è anche l'obiettivo poi del workshop che faremo con Gianluca Testa, che è arrivato e che saluto, è quello di cercare di rilanciare il tema della credibilità del volontariato, perché ovviamente il volontariato è inteso come inteso all'interno della riforma, quindi non come come le organizzazioni di volontariato, ma proprio come un elemento centrale e fondamentale all'interno di tutto il terzo settore, all'interno anche di una cultura sociale che sta a noi coltivare, quindi lì vogliamo lavorare, quindi non combattere il populismo, ma ritornare, e cito anche le parti finali delle relazioni di Monsignor Simone e di Paolo Lombroschi, di tornare a quelli che poi sono i valori costituzionali, però senza fare dei pipponi, appunto dicendo, come diceva Francesco, dovete, ma cercare di riappassionare le persone a un'idea che si oppone a quella dell'egoismo sociale, che oggi purtroppo è così diffusa. Lascio la parola a Lucia, e quindi la domanda è molto semplice, tutta sta roba come te la vivi te? È un casino, direbbe la mia nonna.
No, intanto buongiorno a tutti, grazie per questo evento e grazie per aver inserito nel contesto cittadino una cosa che si chiama studio. Cioè, mi sembra di dover accogliere con grande, grande riconoscenza il fatto che delle persone si ritrovino e approfondiscano un tema, perché siamo veramente un po' nell'epoca della superficie. Leggo un titolo su Facebook, lo condivido e non leggo nemmeno il contenuto, delle fake news, delle bufale che ormai hanno invaso il nostro anche pensare quotidiano, per cui più che la realtà conta come la si racconta. Io sono appunto assessore al sociale da poco più di un anno. All'inizio ero terrorizzata da questo nuovo incarico perché la mia formazione personale è scientifica, io sono una biologa, ma proprio da un paleontologo vorrei partire oggi per raccontarvi un po' la mia esperienza. Il paleontologo si chiamava, purtroppo, Stephen Jay Gould, era un paleontologo statunitense eccezionale che ha scritto tantissimi libri, tra cui uno che vi consiglio, che si chiama Intelligenza e pregiudizio, dove spiega i fondamenti scientifici del razzismo. Sono una biologa ma laureata in antropologia scheletrica, quindi in qualche modo sono abituata a misurare crani, ossa e quant'altro. E lui in Intelligenza e pregiudizio scrive che il razzismo si acuisce nei periodi di crisi, dove quando c'è, parlando in maniera rudemente tecnica, una scarsità di risorse, ci si incattivisce. Lui in particolar modo analizzava la situazione americana dopo il 29, quando soprattutto ci si voleva distinguere fra, ok, bianchi e neri, ma anche tutti coloro che arrivavano, fra cui gli italiani, e coloro che invece erano in America da più generazioni. Per cui quando la quantità di risorse diminuiva, la società si incattiviva e cercava non solo tra le persone di ceto meno elevato, e quindi anche forse con una cultura meno elevata, ma a tutti i livelli, di cercare dei pretesti o dei fondamenti per la divisione, in modo che le risorse potessero in qualche modo bastare a chi aveva già qualche cosa. E da lì quindi tutta l'antropologia che si scatena sulla faccenda appunto bianchi, neri, perfino donne, bambini, italiani, cattolici, è un libro veramente molto interessante che vi invito a leggere. Io ho assistito quest'anno a una cosa simile, verosimilmente era già in atto prima che io venissi a ricoprire questo incarico, quindi però me ne rendevo meno conto. Io ho passato i primi mesi a fare ricevimento al nastro, cioè chiunque veniva a qualsiasi ora io c'ero. Poi ho capito anche che se volevo iniziare a lavorare sulle cose dovevo limitare i ricevimenti e iniziare a cercare di risolvere i problemi, se no ascoltavo e basta. Però questo ascolto mi ha portato a vedere che in gran parte della popolazione meno abbiente lucchese c'è un rinchiudersi, un incattivirsi. Va bene, avete dato un po' posto a quelli che vengono dall'Africa, e a me che mi date? È la domanda successiva. Perché io non ho quel trattamento? Tra l'altro senza comprendere che quel trattamento, almeno nell'immediato a Lucca, voleva dire un posto in una tenda, perché l'hub delle Tagliate, che oggi conta, e nessuno lo sa, 26 ospiti, è arrivato a contenerne 300 nell'estate del 2017, offriva ai richiedenti asilo un posto in una tenda. Poi nei CAS sul territorio, case organizzate, cooperative che lavorano bene e con le quali si lavora molto bene, hanno offerto una struttura, un'accoglienza di diverso livello. Però per il cittadino medio, chi arriva è spesato, mantenuto, gozzoviglia, beve birra, sta al cellulare. Questa è più o meno l'idea che ci si fa. In più il fatto di avere la pelle di un altro colore li fa rendere molto visibili in città, no? Per cui il lucchese medio che vede passare quattro nigeriani che chiacchierano, quattro su una via Fillungo che magari contiene in quel momento 1000 persone, fa il 4 per 1000 e lui lo percepisce come il 20%. C'è proprio una percezione molto diversa tra la realtà e il dato oggettivo.
Quindi questo ha fatto sì che si prendesse un pochino in mano la situazione dell'accoglienza. Ho riorganizzato in parte anche l'ufficio comunale per provare a rispondere a questo tipo di emergenza, perché riteniamo che sia fondamentale passare da un tipo di accoglienza emergenziale a un tipo di accoglienza gestionale. Cioè, durante l'emergenza sbarchi occorreva dare un tetto, accogliere, medicare, curare, dare da mangiare, risolvere i bisogni primari. Adesso siamo in una fase post-emergenziale nella quale l'integrazione diventa fondamentale proprio per disinnescare il pensiero del cittadino medio lucchese, spesso anche manipolato. Quindi deve diventare un'occasione dove i ragazzi che arrivano conoscono le regole della città, ne entrano a far parte, ne condividono i valori, e la città offre però anche occasioni di integrazione. Quale elemento migliore se non il volontariato? Il mondo del volontariato è la chiave di volta in questo senso, perché svolgere delle attività insieme, creare dei gruppi misti che si possano prendere cura di una determinata porzione di territorio, ma anche di una determinata porzione di popolazione. Per esempio, alla Croce Rossa c'è un gruppo musicale, si chiamano African Perfect Harmony, che sta girando le case di riposo di Lucca e suona insieme magari ai ragazzi della comunità di Sant'Egidio che li accompagnano. Alcuni gruppi di volontari tengono puliti alcune zone della città costantemente e magari anche senza tanto clamore. Forse dovremmo fare più clamore intorno a queste situazioni, intorno a queste storie, e raccontarle anche di più. Un buon intreccio che c'è stato tra l'accoglienza migranti e la cittadinanza è l'attualmente in corso progetto Ventaglio. Voi dovete, immagino che sappiate, che il governo italiano dà finora, vedremo cosa succederà, a tutte le città che accolgono migranti, attualmente il comune di Lucca, chiamiamoli col loro nome, richiedenti asilo, perché migranti ce ne sono di mille tipi, io stessa lo sono stata in un paese europeo per più di 4 anni, che accolgono richiedenti asilo da un cosiddetto bonus fedeltà, bonus gratitudine, che è svincolato dal bilancio, quindi potremmo utilizzarlo per fare strisce pedonali, asfalti, lampioni. Abbiamo scelto di utilizzarlo per creare occasioni di lavoro socialmente utili per i cittadini a ISEE zero. Per cui questi soldi che vengono dati dallo Stato per ringraziare la comunità di una sua ospitalità, a Lucca ci sono circa 320 richiedenti asilo, questo per darvi anche il dato, perché quando vi diranno siamo invasi, vi direte calmi, siamo quasi 90.000 abitanti, abbiamo 320 richiedenti asilo, per dare un po' di proporzione. Viene dato occasione di lavoro a persone che hanno appunto grossa difficoltà economica, per cui in questo momento stanno lavorando una decina di persone fino a dicembre e sarà rinnovato anche nel 2019. Non sappiamo questo fondo che fine farà il prossimo anno, ma intanto che c'è me lo prendo e me lo uso. Detto questo, giusto anche per non annoiarvi troppo, cosa dire? La crisi ha morso forte e continua a mordere, soprattutto nelle fasce più deboli. L'emergenza abitativa esiste ancora, stiamo cercando di far scorrere la graduatoria delle case popolari per darvi un dato, ma attualmente le uniche possibilità che abbiamo per assegnare nuove case sono i cosiddetti alloggi di risulta, cioè alloggi che vengono lasciati dall'inquilino precedente, risistemati e dati, perché non vengono costruite nuove case popolari. In ogni caso questa cosa funziona e funziona bene. Stiamo lavorando affinché l'integrazione tra sociale e sanitario sia sempre più efficace. Ricordiamoci che spesso la solitudine, la marginalità sociale si sposa a un disagio molto spesso mentale, comunque collegato anche a delle dipendenze, e quindi abbiamo iniziato una serie di collaborazioni con la ASL sempre più strette, perché una persona che ha un problema socio-sanitario non ha senso che venga gestito una volta dalla parte socio, una volta dalla parte sanitaria, per cui è sempre più importante che queste cose vengano integrate. E l'ultimo accenno, veramente piccolo, fra le varie deleghe che ho c'è la questione dei campi Rom. I campi Rom, come sapete, a Lucca sono essenzialmente 3, Maggiano, La Scogliera e Le Tagliate. Si pensava negli anni scorsi che il campo Rom di Via delle Tagliate sarebbe stato piano piano smantellato, perché ogni nucleo appartenente al campo Rom delle Tagliate ha fatto domanda per accedere alla casa popolare.
La legge che regola il bando per l'assegnazione delle case popolari non dà alcun punteggio aggiuntivo a chi proviene dal campo rom, quindi sono tutti molto in fondo alla graduatoria. Quindi ritengo di poter provare a far dimagrire il campo rom nei prossimi anni in maniera molto ridotta rispetto al previsto e ritengo quindi altrettanto importante rendere quel campo rom un posto più decente dove vivere. Quindi anche in questo caso chiedo. Ogni aiuto è interessante sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista oggettivo, perché se si vuol vivere da un'altra parte, come queste persone hanno dichiarato più volte di vivere, o si vuol vivere in un'altra condizione, è anche importante nel frattempo che non si va a vivere in quest'altra parte, vivere in condizioni decenti, per cui riuscire ad avere un campo rom più seguito, più pulito in primo luogo, e in questo caso c'è l'impegno sia del sociale che del sistema ambiente, che da parte di molti dei nuclei che ci abitano a tenere più pulito e curato il campo rom di Via delle Tagliate. Nello stesso tempo con Caritas e Sant'Egidio stiamo facendo partire tutta una serie di iniziative, sia sportive che educative e didattiche, soprattutto rivolte ai ragazzini, perché forse se c'è un futuro, questo futuro è dei bimbi. E quindi anche questa cosa necessita di un livello di integrazione tra il campo e la città. Molto spesso la città vive il campo come un corpo estraneo. Sappiate che esiste il campo rom, fino a che con uno schioccare di vita non sparirà perché verrà mandato su un altro pianeta, lì e c'è e va gestito. E quindi secondo me bisognerà moltiplicare anche le occasioni di incontro. Io come primo gesto ho spostato in comune abbiamo un tavolo rom, cioè tutte le funzioni del comune si ritrovano per parlare della problematica, si ritrovava nel mio ufficio, da 6 mesi si ritrova al campo rom, perché ritengo che sia necessario. Quindi vi lascio lavorare, io sono comunque a disposizione per qualsiasi cosa, mi fermerò molto volentieri ad ascoltare il prossimo intervento sfidando le ire familiari, ma vi auguro davvero buon lavoro e grazie mille. Grazie Lucia. Se vuoi rimanere ci fa piacere. Dalle tue parole emerge un elemento, no? Come le politiche sociali stiano scivolando sempre di più su due binari, un binario culturale che è quello dell'integrazione o disintegrazione, almeno così gli abbiamo chiesto e abbiamo affidato anche al professor Lizzola la sua relazione, quindi con un'idea che molto probabilmente del sociale in cui ognuno libera se stesso, ma non c'è una liberazione che riguarda una comunità. E l'altro elemento appunto collegato a questo che si sta scivolando sull'affrontare le emergenze con una difficoltà enorme, anche molto comprensibile e giustificabile, a invece proporre delle soluzioni, come diceva Lucia adesso, non partendo caso dal caso sul caso, ma partendo da una visione complessiva e con una proposta complessiva. Credo che questo sia politicamente uno scoglio veramente molto, molto grande. Perché integrazione o disintegrazione? Perché chiaramente il tema dell'immigrazione è un tema dirimente, non solo per la percezione, ma anche perché, come ci ricordava ieri Marzico in maniera molto molto fine, la percezione non è una cosa su cui scherzare, perché è come si vive la vita una persona dal suo punto di vista. Questo è un elemento interessante e importante. Non esiste solo una contrapposizione tra realtà e percezione, esiste una percezione con cui bisogna fare i conti, perché appunto io, Lambruschi diceva, la mia percezione, io vivo in una periferia di Milano, la mia percezione è la mia realtà, perché io quando vado a casa sono l'unico milanese. Dove sono i milanesi? Perché in questi posti vivono solamente stranieri, eccetera, eccetera. Ti affidiamo un compito molto complicato e ti ringraziamo per averlo accettato. Grazie. Quanto tempo abbiamo? Sei l'unico, quindi direi che possiamo tranquillamente andare su una mezz'ora di relazione e poi possiamo. Benissimo.
Bentrovate, bentrovate. Ecco, il tema mi ha mosso molto. Tema particolare, integrazione e disintegrazione. E ho provato a pensare a come tenere insieme le due cose per non restare in superficie. Importante quello che diceva Lucia prima. Il rapporto tra la superficie e il profondo è più complesso di quello che pensiamo. Cioè questa superficie è prodotta dal profondo. È una risposta a ciò che si muove nel fondo delle persone e nel fondo delle relazioni tra le persone. Se noi combattiamo solo la superficie, le retoriche, le rappresentazioni, e non capiamo che queste stanno rispondendo e corrispondendo a ciò che nel profondo si muove, e certo facciamo una battaglia di superficie. E questo è pericoloso. E, appunto, combattere il populismo è assolutamente insufficiente. E restare dentro le logiche del populismo e non riuscire a fare i conti seriamente con ciò che si muove nel fondo e ciò che fa credere a molte persone, molte donne e uomini, che quella risposta, quella rappresentazione della vita e dei problemi sia ciò che permette di contenere ciò che si muove nel profondo. Noi dobbiamo proporre un altro modo di contenere ciò che si muove nel profondo, non negarlo. Le stesse persone che aderiscono un po' criticamente, istintivamente, ai messaggi semplificanti, sono persone che poi nelle loro trame di vita quotidiana immediata, nelle piccole solidarietà perimetrate delle vite di intimità o delle vite di relazione immediata, sono capaci di gesti di dedizione, di gratuità profondissimi. Sì, si può essere profondamente solidali nel frammento però, distinguendo questo livello della propria vita, dell'investimento, dell'affettività, del gioco di sé, distinguendolo e separandolo nettamente da un altro livello del gioco della propria vita, quello delle relazioni sociali, delle relazioni con le istituzioni, con i servizi. E quindi si creano scissioni, appunto, disintegrazioni dentro le persone che vengono abitate e esprimono in parti diverse della propria vita, diciamo, della stessa giornata, della stessa settimana, no? Cose profondamente contraddittorie di se stesse. Il modo in cui si muovono rispetto al vicino di casa è molto diverso al modo in cui si muovono commentando a tavola il telegiornale di una rete Mediaset, ma ormai anche di una rete Rai. E sono le stesse persone. Cioè, il disorientamento, la disintegrazione attraversa le persone. E se tu ti muovi di fronte a questo, giudicandolo, è chiaro che ti ritorna indietro il tuo giudizio. Il problema è incontrarlo, questo. Lucia ha fatto bene ad ascoltare tanto. Quando io lavoro con gli operatori dei servizi, mi trovo di fronte persone affaticatissime, o le RS o del sindacato, tutte le persone che sono esposte sull'incontro, no? Affaticatissime dal fatto che non riescono a incontrare, ma perché il ruolo a volte glielo impedisce, no? Il minutaggio glielo impedisce, la pressione del direttore del CAF glielo impedisce, di passare tempo ad ascoltare storie complesse e racconti e narrazioni di vita che chiedono di essere aiutate in una funzione di ricomposizione contro la logica della disintegrazione.
mi aiuti a integrare le parti della mia vita, il mio sentire, le mie preoccupazioni con i miei desideri, il mio senso di responsabilità con la paura e la minaccia, il senso di incertezza. E l'assistente sociale dice, ma non è lavoro mio, non ce la faccio, non ho tempo. No? Ma anche l'insegnante di scuola elementare, anche il coordinatore di classe, anche l'assessore, il dirigente dei servizi, anche il coordinatore di un servizio di volontariato, anche un sindacalista. È un paradosso, incontrare le persone intere vuol dire oggi incontrarle nella loro disintegrazione. Lavorare sull'integrazione è lavorare profondamente, non sulle risposte immediate, ma sulla costruzione di trame di incontro, di storie condivise, di progetti fatti insieme, appunto quelle zone miste che diceva Lucia prima, no? Quelle esperienze lì miste, che non devono restare troppo, come dire, eccezionali ed esemplari, devono il più possibile entrare dentro le trame delle vite quotidiane. Perché è nelle trame delle vite quotidiane che continua a essere prodotta la disintegrazione. Cioè la vita quotidiana ti disintegra. Perché tu provi a essere buono e giusto, poi sei preoccupato per tua madre e tuo padre che diventano sempre meno autosufficienti. Ti arrabbi con i servizi, no? E fai i confronti assurdi che ti cambiano le rappresentazioni, no? Dici, perché aiutano prima quelli là, io, no? E non sai che, non ti preoccupi neanche di capire come si aiuta davvero, no? Entri dentro quella dinamica che è stata descritta prima. È la vita affaticata che viene, ti si frammenta continuamente, il lavoro stesso ti frammenta, ti contrappone agli altri lavoratori, non ti lega agli altri, è complicato oggi rappresentare il lavoro, i lavori, le storie, i lavori dei giovani e i lavori degli adulti, e quindi, no? I debiti acquisiti, tutte queste cose, senso di obbligazione di cura, cosa? La vita concreta, materiale, dentro questo passaggio delicatissimo d'epoca, in cui le fragilità degli uni sono esposte e confliggono con le fragilità degli altri. L'operazione di integrazione è un lavorio continuo, di tessitura che deve dimostrare che la forza del legame è il luogo nel quale tu puoi appoggiare la tua disintegrazione. Non che la risolve, ma ti permette di abitarla. Non dobbiamo lottare contro la disintegrazione. Dobbiamo mostrare che una vita che tesse continuamente relazioni, prossimità, reciprocità, senso dell'obbligazione del lascito verso i più giovani, è una vita che ti permette di rendere la tua disintegrazione un luogo di umanizzazione. Ho pensato di prendere un po' in contropiede il titolo così. La dinamica integrazione e disintegrazione è dell'umano. La dinamica integrazione e disintegrazione è del rapporto tra le generazioni. La dinamica tra integrazione e disintegrazione è dentro le relazioni. Noi ci leghiamo e sempre un poco speriamo di aver fatto bene a legarci tra noi. Noi ci leghiamo sullo sfondo di un possibile tradimento, di una possibile separazione, sempre. E la fiducia è sempre la capacità di stare su questo limite. L'ho detto proprio in filosofico antropologico, ci capiamo, no? E questa è la cosa interessante. Cos'è la gratuità se non questa esposizione sul rischio che non si dia? Ne facciamo i patti di fedeltà su questo, no? Ci sposiamo così, no? Promettiamo ai nostri figli che è stato meglio nascere, che è stato bello nascere piuttosto che non nascere così. Cos'è una dimostrazione matematica di lì che è stato meglio nascere che non nascere? Con tutte le fatiche, le sospensioni? Quando mia figlia andrà a Beirut, cosa gli dico? È stato meglio nascere o non nascere? Si becca una scheggia, chissà dove va a finire, eh? No, non è questo. Perché vale la pena anche quel rischio. Bisognerebbe capirlo anche nelle realtà del volontariato che vogliono consolare, rassicurare e vogliono riconsegnare una specie di saldo perché la vita sia positiva. Lo dico sempre ai genitori e affidatari. Guardate che non dovete pensare di essere la retribuzione positiva di una vita che non ha mantenuto la promessa prima per questi ragazzi, no?
Per questi ragazzi voi siete quelli che li hanno strappati dalla famiglia d'origine, che pure era maltrattante, quindi con voi sono incazzati all'inizio. Poi dovete meritarvi la fiducia piano piano, è così? Il volontariato che bonifica o che vuole risarcire fa malissimo il suo mestiere, con Massimo abbiamo parlato tante volte, no? La cosa importante è tenere la produzione di senso che viene da una relazione incerta, che sa stare tra integrazione e disintegrazione. Quante vite di volontari usano del frammento volontario, dell'impegno volontario, come compensazione di altre parti della loro vita segnate da una forte contraddizione rispetto alle logiche, alla qualità etica e alla sensibilità di quel frammento? Molte vite di volontari sono vite disintegrate, non possono non esserle, certo. Tutte le nostre vite sono anche disintegrate, il problema è come connettiamo, come costruiamo un percorso di ricerca, come continuamente ci chiediamo chi stiamo diventando, cosa stiamo facendo di noi stessi e di noi stesse dentro le relazioni che di responsabilità, di riconoscimento e di fatica con altri, e come e cosa permettiamo ad altri d'essere dentro queste relazioni. Io frequento molto le carceri in questi ultimi 15 anni della mia vita, no? E molto spesso, soprattutto i giovani adulti, voi miei studenti, quasi coetanei miei studenti, è un bel incontro tra integrazione e disintegrazione, quello dei giovani uomini e giovani donne universitari, che il problema è il futuro, il senso, poi scienze dell'educazione sono in paria nell'università, no? Che incontrano i giovani adulti, si incontrano da disintegrati, solo che i miei che entrano, le mie che entrano, si portano dentro un'ansia di desiderio di integrazione, di ricollegamento, di ricucitura, e provano a trasmetterla, a tirare dentro gli altri. Qualche volta la incontrano negli altri e ne trovano elemento di rinforzo, è interessante. Uno di questi giovani adulti di San Vittorio una volta ha detto alle studentesse: bello questo incontro, perché non siete venuti qui a offrirci delle possibilità. Siete venuti qui, e non gli veniva la frase, poi gli è venuta, ha detto: ci aiutate a renderci possibili. Noi abbiamo bisogno di essere resi possibili, perché non crediamo più che ci siano delle possibilità. Ma la possibilità non è la possibilità, siamo noi che dobbiamo pensarci possibili, di nuovo possibili. Di nuovo possibili è frammentazione e ricomposizione, e disintegrazione e integrazione. È la possibilità che tu, come dire, segni una distanza con parti di te per puntare su altre parti di te stesso. È chiaro? E questo, se ci pensiamo bene, è un processo di disintegrazione. La scelta è abbandonare e entrare in prospettive. Quindi non è negativo il disintegrare, per forza. Dal punto di vista esistenziale è un movimento vitale. L'integrare rischia di essere un movimento che soffoca. Non è così semplice, appunto. Non è così semplice. Certo, la cosa interessante è che l'evoluzione positiva di questa dinamica avviene se ci accompagniamo, ci rendiamo possibili gli uni gli altri. Vegliamo gli uni sugli altri, scopriamo che ci sentiamo più sicuri se ci scopriamo dentro una trama di responsabilità condivise, scambiate, di prossimità, di veglia reciproca. Questo ci fa sentire più sicuri. E la qualità e la quantità di trame, di relazioni, di attenzione dentro un grande condominio che fa rendere più sicure le persone che ci abitano, non le telecamere, e certo non sono i vigili di quartiere, che sono meglio dei vigili che avevano, certo se uno abita lì sta in giro va bene, perché arricchisce la trama delle veglie reciproche. Ma appunto
non stiamo giudicando l'ansia di sicurezza, la assumiamo, l'ansia di sicurezza è negativa, è umanissima, voglio dire, sono preoccupato per mia figlia che va bene, per i nostri bambini che siamo preoccupati, ansia di sicurezza, negativa, per forza da scagliare contro gli altri, no, chi l'ha detto? Certo, se lasciamo spazio solo a quel modo di rappresentarla, dentro semplificazioni, c'è un altro modo, lo costruiamo, la prendiamo sul serio, la incontriamo. La incontriamo o giudichiamo che è egoista? Egoista? No, è relazionale anche quella, dipende. Incontriamola, prendiamola in contropiede. E guardate, l'analisi che fa Fassin insieme ad altri sul passaggio dalla logica umanitaria alla logica securitaria è interessante. Didier Fassin, questo grande antropologo francese, ha studiato le carceri, i sistemi di sicurezza, ha fatto una critica interessante della logica umanitaria. Ha detto che la logica umanitaria, per come è stata praticata nei decenni scorsi, ti ha anche portato sull'orlo del passaggio alla logica securitaria. Perché a volte è stata realizzata come in modo deresponsabilizzante, assegnando tutto al welfare, riconoscendo solo dei titolari di diritto. Se la logica umanitaria si centra sul diritto e non sulle prossimità e sulle obbligazioni reciproche, si può bene, no? È certo che poi la deriva nel tempo dell'urgenza e della paura, la deriva di questa cultura è nel diritto acquisito, nel diritto contrapposto agli altri, nel fatto che se non ce n'è per tutti andiamo a valutare chi merita di più e cominciamo a spaccare. E per farlo meglio dobbiamo rappresentare l'altro come minore, come incapace, come un po' pericoloso, come meno meritevole. Allora, c'è questo. E poi passiamo alla logica securitaria. Disumana la logica securitaria. No, è umanissima, accidenti. È umanissimo. Come facciamo però a umanizzarla, questa cosa umanissima? Dobbiamo, come dire, attraversarla, prenderla in contropiede, recuperando anche elementi dell'umanitario, certo, ma dentro le trame concrete che colleghino le grandi visioni alla capacità di cucitura continua delle vite quotidiane, delle vite materiali. Andiamo a rileggere Michel de Certeau, accidenti. Ci sono i grandi, perché lì le rivoluzioni del quotidiano, no? Resterà le contraddizioni, tu rinforzi del solidale immediato e avrai ancora però dei comportamenti pubblici segnati da altre logiche. Però a un certo punto questa cosa salterà. Soprattutto se riesci a rendere più rappresentabile quello che si muove. Cioè non è possibile che la rappresentazione della scuola sia il bullismo e i genitori che picchiano gli insegnanti. Io sto incontrando centinaia di insegnanti in questa fase di iniziale, no? Facciamo i gruppi, facciamo le riflessioni, no? Le progettazioni sull'anno. Sto incontrando centinaia di persone con un senso di responsabilità, un gusto della vita, una curiosità del dire chissà cosa mi capita in classe quest'anno. Sono tantissimi, sono la maggioranza. Qualcuno è più sveglio di altri, qualcuno è più creativo di altri, qualcuno è più stanco di altri, va bene. Ma se le nostre comunità tengono, e anche per merito di una parte consistentissima dell'esperienza scolastica che fa tenere i riconoscimenti, che fa tenere il gusto del vivere insieme. I ragazzi litigano per le questioni di ragazzi, mica perché sono migranti, figli di migrati o residenti. Qualche volta usano queste cose che hanno sentito in casa, ma prevalentemente litigano per gli scarabocchi, per il gol annullato, perché uno è antipatico e fa la corte alla compagna, qui faccio la corte io, queste cose qui, quelle nostre, no? Quelle per cui litigavamo da piccoli noi. La scuola tiene, molti insegnanti stanno facendo le donne e gli uomini adulti seri, perché si trovano di fronte a questi ragazzini e queste ragazzine, questi bambini e queste bambine, che già vengono da un mondo altro, da un tempo altro, che è solo il loro, non è quello degli adulti, e in cui le mediazioni, i meticciamenti, le attenzioni, l'assunzione di oggetti comuni di passione, di interesse e anche la sorpresa del vedersi spiegato come usare il coltello affilato che tu non hai mai usato perché i tuoi genitori pensavano che non fosse il momento. Da parte del tuo compagno o della tua compagna di classe, siccome sta a casa molto tempo perché viene da una famiglia monogenitoriale
per esempio. Sta a casa molto tempo con il fratellino piccolo, gli deve preparare un po' da mangiare, si taglia le cose col coltello, lui sa come fare. Tu non l'hai mai fatto? Te le insegna. Bellissima cosa che succede a scuola, qualche volta, di nascosto dagli insegnanti, in genere. Insomma, bisognerebbe fare mille riunioni sulla sicurezza, sulle cose da fare o da non fare. Cioè, succedono queste cose a scuola. Sono tutto nel micro-micro, perché poi le cose si muovono lì, nelle relazioni, no? Integrare e disintegrare, si muove lì. Capite che chiamare le cose col loro nome, in una prospettiva così, vuol dire cercare quel nome che riesca a contenere davvero la profondità e anche le ambivalenze, le luci e le ombre della vita reale. Le parole devono rifarsi ciotole che accolgono la vita, non strumenti di dominio e di determinazione della vita. Tu puoi sfidare questo, sì. Le semplificazioni, anche dei populismi, no? E giustamente le narrazioni incerte, inattesa e attente. Cambiare lo stile nell'uso delle parole, nelle narrazioni. Sì, questo potrebbe essere possibile. Nei luoghi e l'arte, quelli della cura, quelli della scuola, quelli degli incontri dell'arte, interessante che si vada a fare arte nelle case di riposo, tra gruppi misti. Su queste frontiere resistono e rinascono continuamente altre narrazioni. Perché i nomi siano ospitali delle cose, della vita. Dopo farete il lavoro su queste cose, ma come è possibile fare una comunicazione ospitale della vita? È un problema serio oggi. No? Perché i miei studenti durante le primavere arabe erano continuamente sui social ad ascoltare quello che i loro coetanei stavano combinando. Parlo una parte, non irrilevante i miei studenti, e di seconda generazione ci arrivano i cugini giù, gli zii, no? I parenti, da cui si sentivano anche molto diretti. Ma in questa vicinanza hanno tirato dentro anche i coetanei lombardi che vengono a fare l'università a Bergamo, mezza Lombardia, viene lì. Interessante questo momento. E si sentivano tutti partecipi di queste narrazioni. Pericolosi i social, i media, quel caso lì, preziosi. No? Certo, bisogna rinforzare questo rapporto tra le narrazioni e le vite, in modo da collegarli a quello che davvero ti si muove dentro. Perché l'altro collegamento rispetto a quello che ti si muove dentro, no? È quello che spesso, di cui spesso parla Nando Pagnoncelli. Avete visto che è uscito il rapporto di quest'anno sul rapporto tra dati di realtà e percezioni nel paese? Ormai l'ha ampliato a livello mondiale. Ieri c'era una bella intervista sull'Eco di Bergamo che presentava i dati. Se andate sul sito, i primi dati. Siamo insieme agli Stati Uniti i due paesi che, la cui popolazione vive la distanza più grande tra i dati di realtà e le percezioni. Terzo posto la Francia, eh? Francia sta scalando le posizioni, non a caso. All'ultimo posto ci sono la Svezia e la Germania. Cioè vuol dire che 6, qualcosa per cento di islamici in Italia, percezione 20-22%. Ma la cosa che fa, che colpisce, noi potremmo tradurla tutto in politico subito, è in responsabilità dei media. Pagnoncelli dice, attenti, questa distanza non riguarda soltanto i temi socialmente e politicamente sensibili, riguarda anche temi che non c'entrano niente con l'attualità del dibattito. È proprio un atteggiamento mentale, anche su tematiche più delle dimensioni personali, interpersonali, abbiamo questa distanza. Perché le persone vanno a cercare la rappresentazione che sembra immediatamente rispondere, contenere la loro paura o dare immediata risposta al desiderio che devono gestirsi per i fatti loro. Lo gestissero con altri il desiderio, non avrebbero questo bisogno di andare a cercare ciò che corrisponde. Per cui per alimentare il tuo senso di libertà, che vedi continuamente schiacciato, tu paradossalmente
ti agganci al messaggio anti-vax, che non c'entra il vivatore, c'entra con questo. Sì, dopo facciamo il richiamo alla scienza e tutta la credibilità. Certo, se la scienza che incontra le quotidianità nostre si mostrasse continuamente attenta quando andiamo in ambulatorio, quando incontriamo, no? Nell'incontrare, farsi incontrare come linguaggio che ti aiuta a sostenere la fragilità della tua vita, probabilmente ci sarebbe meno gente esposta a incontrare i messaggi assolutamente farneticanti, e che però sembrano immediatamente garantire il rispetto di sé, della propria libertà e la valorizzazione. Dov'è il problema? È solo quello di fare la battaglia? È anche quello. Però se non risolvi l'altro, di un incontro diverso tra gli elementi delle tecnoscienze, della biomedicina e le vite delle persone, se non affronti questo con l'altro, l'altra questione ti costringerà una battaglia continua. No, qualche volta persa, qualche volta vinta. Chiamare le cose con il loro nome. Cercare quanta vita riusciamo a rimettere dentro le parole che ci scambiamo tra noi. E alimentare continuamente questa domanda sul rapporto tra la superficie e il profondo. È profondo. È capacità di stare nel profondo la risposta del populismo. È capacità di stare nel profondo la semplificazione. Bisogna diventare capaci di offrirne un'altra, più seria, più fraterna, più abitata da un desiderio buono sulla vita, più consegnabile ai figli, più dignitosa, più raccontabile ai tuoi bambini e alle tue bambine, no? Devi trovare le motivazioni poi per incidere, più capace di rispettare ciò che si muove davvero nel profondo e non lasciarlo così com'è, di non lasciarlo così com'è, ma di viverlo, farlo vivere, viverlo insieme come occasione di ricerca su ciò che può essere, che ha da essere tra noi, che ha da essere dentro la ricerca di un uomo e di una donna. Allora, stai nel profondo. Se la fragilità non la incontri dentro una rete di relazioni in cui la asimmetria tra te e la fragilità può essere il luogo abitabile da una relazione in cui il dare e avere da tutte e due le parti, sto dicendo cose che un volontario dovrebbe vivere subito, con chiarezza, no? E fai invece di questa relazione il luogo in cui tu puoi esercitare con soddisfazione la possibilità di operare il bene dell'altro tu, di bonificare la situazione di incertezza tu. No? Se invece lo vedi come invenzione di una forma di relazione originalissima, quella di una reciprocità asimmetrica, allora tu dimostri che la reciprocità asimmetrica, questo affidamento reciproco, forza fragilità, questa possibilità di scoprire la tua fragilità come luogo nel quale tu puoi essere responsabile d'altri, non solo, come dire, delegato alla responsabilità d'altri, assegnato alla responsabilità d'altri, solo confidente di... No, sei anche chiamato a giocarsi, a giocarti lì dentro. Se si scopre questo, cioè se si scopre che la fragilità può essere anche un bel luogo di responsabilità, di soggettività, di dono per altri, diciamolo un po' a cattolico, di responsabilità condivisa alla laica, se fai questo, fai un'operazione preziosissima di mantenimento di uno spicchio di verità antropologica nella pratica, che questo sì davvero contrasta la delega, l'attesa miracolistica in altri che risolva la tua posizione, togli anche gli alibi della possibilità di legittimarti qualunque rancore perché sei fragile, togli l'alibi del misurare la tua fragilità come,
come degna di più attenzione rispetto alla fragilità sua, che è degna di meno attenzione. Bisogna smontare questi meccanismi, però li smonti in questo volontariato ha una potenzialità grandissima, perché altrimenti davvero la fragilità è il primo motore di creazione dei rancori, dei risentimenti e delle separazioni dagli altri. Non è vero che noi ci separiamo gli uni gli altri solo perché forti e portatori di interessi. In parte sì, ci separiamo dagli altri anche perché portatori di bisogno, anche perché quando nel bisogno ci sentiamo soli, quando non sentiamo attorno a noi sufficiente attenzione, allora ti rivolti dentro il bisogno e rivendichi, coltivi una soggettività distorta, perché pensi di non essere da dentro il bisogno e la fragilità, nella possibilità, non sei reso possibile, nella possibilità di relazione attiva con altri, anche responsabile. Sì, anche la malattia è un luogo di responsabilità. Dato che oggi una quantità vastissima di popolazione vive dalla fragilità della malattia cronica per decine di anni della sua vita, se la fragilità della malattia cronica fosse solo luogo dal quale attivare diritti e rivendicazioni d'attenzione per sé, saremmo fritti. Non so voi, io ho 7 pastiglie, Brunella 6, no? Voi quante oggi? Oggi? E da quanti anni? Io 2 da 10 anni, e da 2 anni fa quando ho avuto l'infarto, 7. E la fragilità? Si dà in un senso del limite nuovo da acquisire, un senso di attenzione e di responsabilità che avrebbe consigliato di non venire a Lucca a fare questa tirata di oggi, ma poi il senso dell'affetto, della riconoscenza e dell'amicizia poi fa andare oltre, no? Ecco, ma sappiamo che siamo fatti anche così. Cioè, provate a pensarci, quanta qualità e attenzione e dedizione nasce dalle esperienze di fragilità, no? In relazione ad altri. Allora, altrimenti davvero volontariato solo per quelli che stanno bene, hanno tempo, hanno risorse, ma stiamo dove? Fate la stragrande maggioranza delle famiglie affidatarie, di famiglie di strati sociali medio bassi, normalmente affaticate, anche un poco affaticate, segnate anche da compiti di cura forti, che hanno rientrato lì. Dal fragile si diventa accoglienti, non dall'abbondante. L'abbondante non ti fa fare l'esperienza dell'incontro, del fatto che tu, solo come sei, puoi essere prezioso con altri insieme ad altri, in questa reciprocità, ecco. La superficie è profondo, continuamente, rispettare e incontrare anche quelli che danno un po' fuori, quelli che non riescono per il momento a ragionare, quelli che sono... poggiano sui miracolismi promessi, no? Quelli che vanno dietro agli scatenamenti dei rancori rispetto ad altri. Sono da disinnescare queste cose, sono umanissime. Bisogna starci dentro, bisogna resistere, capire chi stiamo diventando, chiederceli insieme ad altri chi stiamo diventando. Verremo sconfitti? Può darsi. Chi ha vinto? Quelli della Rosa Bianca o il nazismo? Tileson o il consiglio ebraico olandese che è stato estremamente ambivalente per un bel po' di anni. Cioè, cos'è importante? Essere lucidi, stare in piedi contro vento, come diceva lei, o essere efficaci? Certo che cerchi di tutto per essere efficace, però l'efficacia, ma anche qui, andiamo a prendere le lezioni giuste. Quando Simone Weil parla di efficacia, non intende il calcolo delle conseguenze che tu riesci a realizzare con i tuoi gesti, accidenti, con i tuoi gesti generosi e volontari. No, l'efficacia è nella capacità di chiarezza e trasparenza di un gesto che sa stare all'altezza della sfida del tempo,
anche di pochi. Quando lei dice dobbiamo essere capaci di un gesto nel quale traspaia l'assoluto a cui tendiamo, e le dice questa è l'azione perfetta, non quella compiuta, efficacissima, no? È perfetta perché c'è dentro questa attesa forte, quindi è la sua dimensione simbolica di annuncio che è importante. Ci sono situazioni in cui non ci resta che quello spazio lì. Agiamo quello spazio lì. Non verremo rieletti. Cosa c'entra? Mi verrebbe da appunto. Non è il ragionamento. Ci sono dei tempi in cui la stessa politica è il luogo particolarissimo di una testimonianza, di una capacità di aprire dibattiti. Di aprire dibattiti e di leggerli. Controvento. Magari non sarebbe successo niente rispetto allo Ius Soli, alla legge dello Ius Soli, ma riproposto un anno prima, aprendo un grande dibattito pubblico. O forse sì, non lo sapremo mai, perché la politica non ha avuto il coraggio di farlo. Il resto della politica farlo, perché se lo fa la carità, se è scontato, gli hanno assegnato la parte, gli serve anche sistemicamente che la carità faccia fino a un certo punto. Poi le psicologie fanno fastidio, poi bisogna un po' bastonarla per rinforzare le semplificazioni. Se lo faceva la politica, lo faceva nello spazio pubblico delle grandi contraddizioni, dei moventi, in luoghi in cui, chi lo sa, bisognerà pur farlo. Dobbiamo impedire attorno agli elementi di disintegrazione si coagulino i mondi delle persone e i mondi delle relazioni, non negandoli, ci sono le disintegrazioni, ma c'è anche il gioco dell'integrazione. Bisogna far coagulare i mondi delle persone e delle relazioni attorno alle tendenze integrative, generative, ricompositive. Già in Italia ci sono milioni di persone che coagulano le loro vite e i loro progetti lì, non riescono ad arrivare ad essere troppo influenti sulle rappresentazioni. Manca loro tutta la mediazione politica da un po' di anni, da una stagione consistente, no? Per diversi motivi, perché all'umanitario siamo stati legati, l'abbiamo irrigidito ideologicamente, eticamente, in retoriche che non riuscivano più a stare connesse alle pratiche, non riuscivano più a dire le preoccupazioni, le paure, le frammentazioni, no? Bisognava ridirle. Abbiamo una pratica che a volte è molto più avanti della rappresentazione della pratica. Abbiamo la paura a dare rappresentazioni delle contraddizioni e delle ambivalenze, proponendo delle vie evolutive delle ambivalenze stesse. Ci sono stati tentativi, sono stati, no? Non sono stati vincenti, non riescono a essere vincenti. Non è detto che non nascano stagioni nuove, come non è detto che non si debba passare dentro una stagione di sacrificalità. Può darsi che noi, soprattutto i nostri figli, devono passare dentro una grande stagione di sacrificalità. E lì sarà importante che qualcuno stia controvento, no? Resista e riesista dentro le pratiche, perché poi si dia una nuova stagione dopo. 40 anni di esodo, quando bastavano 6 mesi per attraversare quel territorio, che senso hanno se non questo? Del vivere dentro le contraddizioni, le sacrificabilità, gli agnelli d'oro, la voglia di lasciare dietro i pesi perché i capaci vadano avanti a segnare le strade, no? Tutto c'è stato dentro in quei 40 anni. Poi piano piano si è riusciti, qualcuno ha mantenuto tra i denti la promessa, no? L'ha riconsegnata ai figli, poi ai nipoti, poi si è riscoperto cosa valeva davvero nelle relazioni tra noi, com'era prezioso tenere i fragili con sé per dare una qualità particolare al passo, all'attenzione, alle consegne. C'è stata tutta una riscoperta dell'umano e della sua verità in quei 40 anni, no? Che non ha negato il negativo, l'impaurito, però ha permesso di ridirlo, di tenerlo dentro, questa scoperta,
E allora la promessa che si è riuscita a mantenere, quella promessa si è riuscita a entrare. Per poi riuscirci subito, perché questa cosa poi non è che si dà una volta per tutte. E tu devi interpretare il tuo tempo, non giudicarlo, interpretarlo. Non giudicarlo. E se giudichi il tuo tempo rischi di giudicare le persone. E giudicare le persone è sempre un modo per assolversi e per purificarsi un po' troppo in fretta. Il rischio è grande della nostra giustizia, no? Noi chiediamo sempre più giustizia vendicativa in un tempo in cui abbiamo il tasso di omicidi che è calato più vertiginosamente di un'Europa, che è la parte del mondo in cui è calato di più rispetto agli anni 90. Sono meno della metà gli omicidi di questi ultimi decenni rispetto a quelli degli anni 90. E i reati gravi sono calati vertiginosamente, quindi potremmo dire viviamo in relazioni più sicure, più aperte. Tutti i dati reali lo dimostrano. La rappresentazione delle persone e la politica vincente va tutta da un'altra parte. Poi incontri le persone vittime, chi lavora con le vittime lo sa, e anche i colpevoli, che hanno un'ansia grandissima, molti di loro, di riconciliazione, di ricomposizione delle biografie, di incontro. E c'è anche questo. E tu cosa giudichi del tuo mondo? Come lo leggi? Come fa a stare insieme queste rappresentazioni che sono contraddittorie? Sono opposte tra loro. Allora, il gioco tra integrazione e disintegrazione è quella forse di coltivare dentro le trame concrete della vita dei giri di vento, no? Nei quali prendere dentro persone fragili e insieme a loro provare a costruire processi di ricomposizione dentro la disintegrazione, in cui le persone tornino a pensarsi rese possibili. I giovani resi possibili dagli anziani, gli anziani resi possibili dalle attenzioni dei giovani. Gli anziani dell'Anteas del Salento di Lecce hanno fatto una ricerca sui bisogni degli anziani. Ha capito, classica. E uno si aspettava, poi l'Anteas viene al sindacato, dove c'era questo piccolo virus dentro, si aspettava un'azione poi di rivendicazione di nuove attenzioni di politiche sociali per gli anziani, che non se ne può più di questo giovanilismo, eccetera, eccetera. No? Esito paradossale. Hanno usato un metodo di ricerca particolare, sono andati a intervistare, a parlare con un mucchio di anziani. Tantissimi di questi anziani avevano come preoccupazione grossa il futuro dei loro nipoti. Ma no, sorpresa delle sorprese. Sì, stavano anche un po' male, volevano servizi migliori, ma l'ansia vera era quella per i nipoti, per la disoccupazione. E questa associazione ha pensato, mettiamoci insieme. Hanno incontrato un mucchio di anziani con competenze di vita, migranti, no? Gente anche con competenze serie, sul piano giuridico, sul piano imprenditoriale. Mettiamoci insieme, apriamo dei centri di appoggio all'imprenditività giovanile. E uno si aspettava servizi per anziani, e si è trovato queste cose interessantissime, no? Molte start-up, anziani in servizio delle start-up per giovani. Tanto qualcuno di loro era competente in legislazione europea, tutte queste cose. Sono messi a rompere le scatole ai politici, agli enti locali, no? Sono cose collegate a Policoro, tutte queste cose. È interessantissimo. Abita anche questo, la nostra convivenza. In una zona, tra l'altro, in cui non ti aspetteresti questo. La loro fatica e convincere i giovani a provarci 2 o 3 anni prima di andare al nord. Il patto è, sta qui 2 o 3 anni, proviamola, se proprio non ce la facciamo vai. E qualcuno si ferma perché c'è qualcuno che sta lì insieme a lui, se no partirebbe se nessuno stesse lì insieme a lui a provarla. Questa è la cosa interessante, questo vuol dire provare un giro di vento diverso, no? Nel gioco tra integrazione e disintegrazione. Questo ti permette di stare dentro un non sai che piega prenderà, stare dentro questo in piedi, provando a segnare la piega.
e non cercando dentro quella che è la rappresentazione della piega la risposta rassegnata o conveniente, altrimenti c'è solo spazio per la risposta o rassegnata o conveniente. Se hai pochi strumenti, rassegnata; se hai qualche strumento, conveniente. Noi rischiamo di aiutare, cioè noi siamo su un punto di contraddizione. Il volontariato, il terzo settore, ma anche gli operatori dei servizi si trovano su questo crinale particolare in cui si gioca, Babilani avrebbe detto, sul filo del rasoio. C'è una scuola sul filo del rasoio, tra il futuro possibile e con il pensamento della memoria come piena di speranze. Sul filo del rasoio. Tu puoi provare a rispondere e siccome non ci riuscirai, sancisci la legittimità delle strategie di riparo, ognuno per sé e per tutti. La legittimi tu, accidenti, senza saperlo, con buona coscienza, no? Oppure lì provi continuamente a creare nuovi giri di vento, a tessere vite che si fanno responsabili le une delle altre, che vegliano le une sulle altre, e dentro questa veglia prendono un po' di sicurezza, non troppa, perché c'è la tentazione lo stesso comunque di votare perché di promettere la cittadinanza, no? O la sicurezza, no? E magari per un po' lo fanno, ma vivendo magari una contraddizione di vita, perché stanno vivendo anche altro. Devi far vivere le contraddizioni di vita, ma devi sapere vivere anche tu, perché al momento ti sembra di essere sconfitto come realtà associativa, che se facesse altro sull'immagine e sulla promozione di servizio reso di prestazione, rischierebbe di avere l'illusione di essere molto più efficace. Se tu fai progetti, vai sull'incerto e sul rischio. Sappiamo bene la fatica di far passare logica dei progetti rispetto a quella della ripetizione delle funzioni. Cioè, ma anche banalmente, voglio dire, il banco sociale può essere offerta di una prestazione diffusa e fai i numeri, no? Li finanziano anche poi le imprese, gli enti pubblici, no? Oppure può essere il luogo in cui costruisci relazioni. Qui dici, bene, vieni a prendere queste cose, te le diamo, cosa dai? Cosa hai? Cerchiamo insieme cosa hai. Come cosa ho? Ho bisogno? Sì, soltanto. Cosa hai fatto prima? Hai del tempo? Hai qualche piccola competenza? Sì? Guarda, abbiamo anche tutta una serie di persone che ne avrebbe bisogno. 2 ore? Ok. 2 ore, 2 sacchetti di prodotti alimentari. In una negoziazione continua, certo il rischio è che un po' di gente si allontani perché non gli dai subito e vanno a cercare chi gli dà subito, senza rompergli le scatole e senza farli interrogare su quel che portano oltre il bisogno e la necessità. È un po' quello che dicevi, Lucia, prima, no? Cioè, spostarla nel campo romoli, quella cosa che dicevi, tirare il campo romoli a responsabili comportamenti fuori, è questo. Certo che è più faticoso. Però il problema è che in questa fatica tu apri dei cantieri in cui le persone, te stessa anzitutto, che ti giochi su questo, e agli altri, si offrono reciprocamente il luogo pratico in cui chiedersi chi stanno diventando, chi sono, che relazioni sognano, cosa possono andare a casa la sera a raccontare ai loro figli. E non è una cosa, ti dai questo in cambio. Se ti faccio star male, sì, però pensi che c'è questo. Se non stai male, non c'è neanche questo però. Ci stai? Non troppo male. Non ti chiedo tanti idee, è tutta una questione poi di calibrare, no? La richiesta, ma se lo fai, quello che fai da una settimana all'altra non è mai la stessa cosa, perché dipende da chi incontri, da chi ci sta e da chi non ci sta. Riuscire a stare dentro questo e cogliere il carattere inedito delle sfide relazionali dentro la vita sociale di oggi, che sono sfide davvero in bilico tra distruttività e generatività. E il paradosso è che ci sono politiche della sicurezza che possono essere generative, politiche della solidarietà che possono essere distruttive. E dobbiamo stare lucidi. Prima dicevi, ci vogliono i luoghi riflessivi. I luoghi riflessivi ci aiutano a stare lucidi. C'è bisogno di luoghi riflessivi, come dell'acqua oggi. C'è assolutamente bisogno di luoghi di riflessività sociale,
Una scuola dell'infanzia presso un luogo di riflessività sociale, quando accoglie in un certo modo nella prima mezz'ora del mattino le mamme, le diversissime mamme che si trovano lì, no? E le fa conoscere tra loro, raccogliere le loro preoccupazioni, le loro ansie, anche qualche disponibilità che c'è, e poi si danno appuntamento al pomeriggio, magari tiene aperto un paio d'ore in più perché quell'appuntamento anche abbia un luogo e piano piano, no? E porti avanti e indietro i bambini dentro il territorio. Non fai... Oggi bisogna fare scuola a scuola sempre di meno e fare sempre più scuola in giro. Anche così, anche perché così sfidi gli adulti dell'ingiro a manifestare dei loro luoghi la potenza educativa e formativa. Certo, ci vogliono insegnanti ed educatori svegli e capaci di immaginare, ma ce n'è più di quelli che pensiamo, che a volte sono paralizzati dalla burocrazia, dalle preoccupazioni anche di alcuni dirigenti o dai timori di qualche assessore che non riusciva a risolvere il problema del lasciare uscire i bambini dalla scuola. C'è stato il dibattito l'anno scorso, no? Per il problema di sicurezza, così, no? Se non c'è qui il genitore non lascia uscire il bambino. Cioè, io sto pensando a come facevo io a tornare a casa da scuola, no? Ma tutti gli incoscienti, i nostri genitori, no? Bastava poi anche in città organizzarsi, avanti, no? Bastato quello. Nelle realtà migliori ha prodotto più socialità e più relazione, tutto questo, fantastico. L'hai presa come sfida educativa e sociale. Ok. E hai prodotto sicurezza, non è stato in contrasto. Cioè, dovevi andare oltre la contrapposizione delle due logiche. Chi l'ha fatto è riuscito ad avere e a produrre un guadagno interessante, ma appunto abbiamo bisogno di luoghi riflessivi. Di riflessivi, che non vuol dire dove i professori universitari vengono a dirti come deve essere. Se ci sono persone disancorate dalla realtà, ad ascoltare poco, oggi sono i professori universitari. No, veramente non. Tranne i protevoli, no? Eccezioni che vivono una parte della loro vita soltanto in università, la gran parte fuori. Il sindacato, uno dei luoghi che si è affidato ai professori di più, adesso la paga. Non riesce neanche a capire quanta forza di vita ha al suo interno nei suoi servizi e non la sa leggere. Dovrebbe essere lui, ma anche la scuola. La scuola si è fatta dire quello che deve essere dall'impresa, dall'esterno, dai media. Troppo! Deve dire lei sull'esterno. Quanta trama di responsabilità educative, di valori da consegnare ai figli, di ospitalità per le domande dei bambini c'è in giro. La scuola deve parlare del mondo esterno. Fai l'alternanza scuola-lavoro. Cavolo, prezioso. Così la scuola va a rompere le scatole al mondo del lavoro e lo apre da dentro le sue logiche. Quante volte vengono costruiti così i progetti di alternanza? 20%, se lo 25%. Siamo ottimisti, no? Nel 75% dei casi devi chiedere che tire e chiedi alle persone che sono dentro, ai dirigenti, ai tecnici, così di spiegare ai bambini come funziona il mondo. Ma ascolta le loro domande prima, quelle fintamente ingenue che chiedono la verità delle cose. E poi, e vedi come reggono quegli adulti lì e quelle organizzazioni lì, queste domande. Adesso stanno lì pubblicando tutti i libri della Montessori. Interessante, perché la Montessori diceva che sono le domande dei bambini rivoluzionarie e attorno a quelle devi riorganizzare la capacità educativa, formativa del mondo adulto. Ci sono tante logiche da cambiare nel processo di disintegrazione e integrazione. E però di fronte a noi sta un compito affascinante, bellissimo. Quale tempo più esigente in termini di richiesta di verità, ho proprio la parola, torno qui, lavorerete dopo, di questa. La grande questione di dove incontriamo la verità delle cose si ripropone oggi, dopo la storia dell'ultimo secolo e mezzo, che ci stava quasi per convincere che la verità è nei sillogismi delle ragioni regionali. Anche la paleontologia è una regione particolare della razionalità umana, a meno che diventi interrogazione sull'umano. Può esserlo, però a quel punto deve sconfinare, deve subito dialogare con altre discipline. Strano, no?
cosa c'entra la paleontologia con l'antropologia, che subito ci rimanda all'etica e alla filosofia. C'entra. No? Provate a pensare, nelle università si stanno proponendo dei corsi di laurea che sono sempre più misti. No? La bioingegneria. E comincia a fare qualche ora di etica, o di bioetica, per forza bio ti porta dentro la bioetica. No? E l'ingegneria ti porta all'attenzione ambientale, il tema della sostenibilità, o in modo prudentissimo, prudentissimo. Però sotto sotto si sta manifestando la grande esigenza di questo nostro tempo, che chiede grandi ricomposizioni, dopo le frammentazioni, disintegrazione negli specialismi, integrazione nel nuovo rapporto con la vita. E allora vedi, quelli di terapia intensiva, i farmacologi e i tecnologi della medicina che vanno a incontrare i pazienti, i loro mondi vitali e i loro parenti nei meeting nazionali per capire che senso ha il loro lavoro e dove direzionarlo. Perché un nuovo respiratore cambia un modo di assistere, di costruire la scena della cura. Cambia anche il modo di usare le cure palliative in casa per alcuni mesi, ma permette la costruzione del senso, oppure diventa la magica presenza che ti nasconde dal dolore, dalla necessità di scegliere. Chiaro? Ci vengono in mente i nostri casi personali. Quando tua madre ti dice io non voglio il respiratore, tu cosa le dici quando ha la SLA? E sai che c'è un nuovo respiratore di nuova generazione che non è una questione tecnica, di potenzialità tecnica, è questione di qualità della relazione, della vita, del senso che si produce lì, della... Allora, quel respiratore può avere senso o non senso a seconda che tua madre ti dica voglio il respiratore, perché altrimenti Maria non arriva in tempo dall'Australia tra 3 settimane. Oppure non lo voglio perché non mi permette di parlare con calma. Con i miei nipoti li stiamo facendo dei discorsi preziosi. Non c'è un respiratore sì, un respiratore no. Dipende. Dalla cellula di vita comunicativa, cellula etica, direbbe Ricoeur, no? Cellula del buon consiglio, diceva lui, pur Ricoeur, no? Che ha riflettuto molto sulle scene della cura. Lì c'è una produzione di senso grandissima, integrazione e disintegrazione. Come lasciarsi abitando gli uni nelle storie degli altri. Quel respiratore può permettere o può impedire di abitare nel tempo a venire dei nipoti sotto forma di un lascito prezioso. E a quella nonna è reso possibile di vivere quel futuro come futuro anteriore. Sarò stata. In quel futuro semplice dei nipoti ci può abitare un futuro anteriore. Allora, capite che anche qui tecnologia buona, tecnologia cattiva, insistenza terapeutica, accanimento. Tutto sconfina un pochino. Bisogna creare un luogo di verità, un luogo riflessivo in cui toccare questo. Scusate. Quarto d'ora più di quello che speravo. Credo che gli strumenti che ci hai dato siano fondamentali per prepararci alla profondità che questo tempo ci richiede. Perché le risposte non sono superficiali. Vi do subito la parola, avrei 2000 cose da dirti, chiederti, sottolineare, eccetera, ma non voglio, vi do subito la parola.
No, questo, qualcuno parli, posso farne, non far parlare Giulio. Esatto, no, ma l'avevo detto anch'io. Parlo io allora. No, il tema delle relazioni, vai Lucia. A questo punto approfitto, scappo da figlia. Sono state tantissime cose che hanno toccato sia la sfera politica che la sfera personale. Sono una mamma adottiva, quindi quando sento parlare di famiglia, affidatari, così mi si arrizzano tutte le orecchie che ho. E, però mi volevo soffermare velocemente, poi davvero vi lascio in pace, sul concetto di sicurezza, proprio perché in questo periodo è molto difficile nella politica trovare alleati per costruire un concetto di sicurezza che esuli dalle telecamere, dal vigile di quartiere, eccetera, perché la telecamera, il vigile di quartiere, l'incentivare la presenza delle forze dell'ordine, le luci, le persone percepiscono le luci come un sintomo di sicurezza. Quando se vedi in faccia il tuo assassino, non capisco cosa possa cambiare in una piazza deserta ma benissimo illuminata. E quindi mi chiedo quale aiuto può ricevere la politica che per la sua natura è votata, no, non è votata, è portata a cercare soluzioni immediate e di immediata visibilità, quando invece per lavorare su un concetto di sicurezza che si basi su una diversa struttura della società, per cui io tornavo a casa a scuola a piedi da sola, per cui il pomeriggio mi guardava la vicina di casa, per cui in generale sul muretto del paese c'erano i vecchi che ci conoscevano da quando eravamo piccini, e questa cosa sta morendo se non è già morta da tempo. Ricostruire una società che sia essa stessa fonte della propria sicurezza richiede un tempo e un'energia e ha dei tempi per essere riconosciuta e quindi come tale anche appagata, che purtroppo non sono i tempi della politica, che invece viaggiano su sarò rieletto fra 4 anni, fra 2 anni, fra 1 anno, per cui la politica tende a sposare soluzioni semplici, di facile appagamento e di facile dimostrazione, quando invece forse dovrebbe essere un tassello di soluzioni complesse che richiedono tempo, i cui risultati si vedono più lontano nel tempo. Quindi come possiamo noi politici essere aiutati? Io poi appunto sono, se Dio vuole, una di quelle che se non viene rieletta anche pazienza, però mi piacerebbe che il percorso che porto avanti, se non da me, da chiunque altro, venga portato in questa direzione, se no non ci sarei, no? Sarebbe sciocco pensarla diversamente. Però come si può collaborare, politica e non politica, perché questa cosa che ha più complessità possa essere realizzata? Infatti pensavo quello. Non c'è tempo per articolare più di tanto, però come facci di cammino tra telecamere, vigile di francese, di quartiere e luce, c'è una differenza. Va bene vigile di quartiere, perché poi si pone il problema di formare questo vigile di quartiere a stare nel quartiere. Mi è capitato, no, ad alcuni di noi in università, soprattutto un mio collega di psicologia sociale, appassionato, è capitato di essere chiamati dal comandante dei vigili perché questa rivoluzione dei vigili di quartiere doveva rendere capaci i vigili di una relazione, ma anche di un'osservazione e di un rispetto degli spazi, ma anche di una capacità di creare la fiducia per entrare negli spazi privati, tutta nuova, non erano formati. Nel formarli è passata una, l'abbiamo fatto con laboratorio, con studi di caso, andando in giro, provando, si è creata una rappresentazione di sé da parte di questi vigili nella funzione e nelle relazioni di quartiere assolutamente inedita rispetto a prima. E poi per farlo bene hai dovuto far incontrare questi vigili con i servizi, con gli assistenti sociali, con i volontari presenti dentro le trame di vita del quartiere, con i commercianti e gli artigiani che vivono lì e che sono dei luoghi, dei terminali di relazione fortissima. Quindi hai portato fuori il vigile dal suo ruolo soltanto, concentrato sul tema del rispetto delle norme,
per portare dentro una logica di cura delle relazioni, cura degli spazi, ma anche del vicinato, non della tutela soltanto, o meglio, della tutela delle relazioni di corresponsabilità. Questo, l'occasione formativa, no, questo è stato preziosissimo dentro quei quartieri. Bisogna, quando dicevo prima, bisogna prendere in contropiede alcune istanze per vedere come possono evolvere altrimenti. Anche questo è un esempio concretissimo. Cosa succede? Poi vince l'alleanza giallo-verde. Voglio dire, se quella trama di relazioni si è data tra quelle 100 persone che hanno vissuto per quei 6 mesi, quella ricerca particolare di ridefinizione del proprio ruolo in relazione con il ruolo degli altri, al punto tale che si sono messi d'accordo che una volta ogni 2 mesi, no, dovevano per forza istituire un luogo nel quale operare lo scambio, eccetera, ha istituito un pezzo di vita che va oltre il fatto della continuità della politica. Dovrebbe avere una sua capacità di resistenza, scommetti che abbia una sua capacità di resistenza oltre il mandato. Ma d'altronde, se un politico non realizza e non istituisce forme di vita nuove e autonome rispetto alle sue politiche, cosa fa? In parte non può che farsi delegare delle responsabilità che sono direttamente sue, d'accordo. Ma c'è una parte del suo lavoro che dovrebbe qualificare un certo tipo di politica, non tutta, però un certo tipo di politica sì, che nel creare qualcosa che tu lasci, che non si identifica con te, che non è detto che garantisca la tua rielezione, ma ha promosso in quel territorio una forma di presenza reciproca e di responsabilità che resta oltre. Questo sfida il tempo e regge il tempo. Cioè, un politico, appunto, dovrebbe vivere questa capacità di abitare i due tempi. Quelli dell'istituirsi delle forme di vita, quello lo puoi fare anche nei 5 anni di mandato, nei 4, nei 2, no? Mentre le grandi strategie, le grandi culture, le grandi psicologie di massa possono seguire un altro tempo. Se tu sei dentro una politica che promuove e è capace di lasciare, ci sta, puoi anche scomparire, puoi essere un po' come un insegnante sa che lavora per scomparire, per non esserci più, deve continuamente vivere questa capacità di lutto, no? Mette nel conto la sua scomparsa, anzi la sua scomparsa un pochino tragica a volte, perché nell'evidenza che i tuoi allievi ti hanno superato pensando soprattutto di superarti, di crearsi diversi da te. Don Milani che riceve la visita, o riceve quella lettera, un po' di insulti, no? Dalla Germania, dal suo ex allievo poco prima di morire, gli risponde dicendo: grazie, come sono contento che mi hai insultato. Vuol dire stai viaggiando per conto tuo. Quale più grande soddisfazione per un insegnante? Ecco, io sogno dei politici che siano un po' capaci di questo. Grazie Lucia, grazie mille. Speriamo di rivederti più tardi. Altre reazioni? Speriamo di rivederti anche nel prossimo mandato. A presto, grazie. Ciao. Diciamo, la tua relazione ha veramente aperto una profondità che in un dialogo è anche difficile da gestire. Francesco.